What the fuck? Holy shit! What the fuck? C'è un Lionel qui sull'altopiano. Wow! Bentornati carissimi, carissimi, carissimissimi propiletti. Questo è Electric. Prova della spada, siamo su Zelda finalmente di nuovo, come da voi richiesto. Affronta la nuova sfida per risvegliare il vero potere della spada suprema. Yay! La spada Antonio, ma modalità master. Questa modalità ad alta difficoltà metterà davvero alla prova le tue abilità. Cammino dell'eroe, pacchetto 1. Questa nuova funzionalità ti permette di vedere sulla mappa il cammino che hai intrapreso. Amuleto del teletrasporto. Collocando questo nuovo amuleto del teletrasporto nella tua posizione attuale potrai in seguito ritornarci istantaneamente. Figo. Maschera Korogu, i tesori di Lambda. Nell'altopiano dell'origine ci sono dei forzieri con della roba dentro. Fico. Gioca in modalità Master. Subito. Ok. Wow, è proprio un altro menu. Fico. Ah, potrei entrare con il mio altro utente e portarlo avanti con quello, così non faccio troppe partite insieme. Nuova partita. Quindi sono due modalità separate che ti permettono di tenere due dati separati. Fico. Dai, lo sappiamo, luce che mi parla, dai. Sono effettivamente curioso di vedere com'è la difficoltà di questa modalità. È davvero così difficile? Io sono un giocatore di Dark Souls e Bloodborne, non so se lo sapete. A me piacciono le cose difficili. Più è difficile, più mi gusta. Oddio, mi sono scordato tutti i pulsanti. Apriamo i forzieri per prendere gli oggetti per vestirci, non andare in giro proprio nudi. Dei pantaloni anche, perché no, mettiamoceli subito, i pantaloni fanno comodo. E io non voglio prendere freddo al pube. Mi ero scordato di quanto la principessa Zelda parli. Parla troppo la ragazza. Ed eccoci tornati nel mondo di Hyrule. E non dico Hyrule perché sennò dopo mi trovo 70 commenti con scritto si dice Hyrule. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Mi aspettavo una bella scritta gigante tipo modalità Master, bitches. Intanto mi prendo un po' di bastoni che non si sa mai. No, il tutorial no, non mi dire che c'è il tutorial. Oh, già ho visto uno scarabeo lì, lo scarabeo è buono. Questo lo regaliamo al venditore ambulante lì. Scarabeo spadaccino, farfalla del sole. Ci sono ben due scarabei spadaccini qua fuori, oh. E che? C'è una colonia. Ne prendiamo un altro e un altro, yay. Vabbè, sto giocando proprio con le mani abbassate, letteralmente. Beh, perché tanto ho i Joy-Con, quindi sto proprio easy. In modalità easy non sto così, tipo in modalità T-Rex. Io butto giù questo sasso che non si sa mai, che magari chiappa il vecchio. E una volta per tutte lo ammazza e lo togliamo dalla sua disperazione e sofferenza. Facciamo un favore, eh? E invece no. Prendi la mela al volo. Prendi la mela al volo. Mela! Prendi la mela al volo, presa. Oh, buono questo. Una mela cotta. Adesso lui mi parla. Quella mela cotta è mia. Da notare che c'è un'aquila ferma lassù. C'è un'aquila ferma. Una torcia. Ascia da boscaiolo. Io voglio andare subito là perché ho l'impressione che possano essere lì gli oggetti del DLC e li voglio. Poi voglio vedere subito i nemici potenti. Intanto mi tuffo e prendo un Korogu. Yay! That's what I'm talking about. Sì che ti ho trovato. Che pensi che sono scemo? Sarebbe utile prendere qualche pesciolino, ma non ne vedo. Link, perché parla sempre questa? Lo so che devo fare. Attenzione, c'è una farfalla. Mi avvicinerò di soppiatto per prenderla e ucciderla. Vedete, qua già ci sono quelle di livello blu addirittura. Ma che stiamo scherzando? Vediamo un po' se riesco a ricordare i tempi dei suoi attacchi. Sì, sì che me li ricordo, visto che è schivata. Oh mio Dio, non gli tolgo niente. Mio Dio, c'ho solo bastoni, torce e un'ascia. Non ce la farò mai a ucciderlo. Aia! Un colpo critico. Mi ha tolto un sacco, più del dovuto. Però va bene, questa è la modalità master dopo tutto. Oh Frank, che vuoi fare? Vieni qua. Oh mio Dio, ma si recupera, recupera il sangue. Ma no, non lo posso uccidere. Come faccio a ucciderlo solo col bastone? Non posso, me ne vado, ciao. Dark Souls style, bitches. Dark Souls style. Ah, qui non ci sono i miei bellissimi forzieri del DLC. Non ho idea di dove siano, ma non stanno qui. Qui c'è un forziere, non ho idea se c'era prima, non mi ricordo. Ma è un arco da viandante. Intanto un arco ce l'ho. Ciao Frank, come va? Ci rivediamo, eh. Wow, questo è matto, eh. Questo è pericoloso. Mamma mia, la modalità master è micidiale. Ma ti immagini... Oh, via, via! Ti immagini uccidere... Come si chiamano quei leoni centauri? Già mi sono scordato il nome. Mi tira i sassi! Mi tira i sassi! Come stiamo scherzando? Ti immagini ammazzare quei leoni centauri in modalità master che si recuperano il sangue? Come cacchio fai? Intanto già devo mangiarmi qualcosa. Una mela cotta, fa il caso mio, ma così come un po' di... un paio di funghetti. Mamma mia, sta modalità master, oh. Ah, qui c'è un forziere. Speriamo che sia del DLC.
non ho più pallida di dove stanno, però ha detto che sta nell'alto piano delle origini. Già con un arco da soldato posso fare qualche danno, non assurdo, ma qualcosa posso fare. Ma se in modo intelligente controllassi su internet dove stanno i DLC? Allora, ho controllato e so dove un chest, un forziere, con la maglietta della Nintendo, fighissima, la voglio subito ovviamente. Quindi prima di fare qualunque cosa, uccidere bestie di Satana, eccetera, voglio quella maglietta. Mi sembra un ragionamento abbastanza ovvio, non so se voi siete d'accordo. What the fuck? Holy shit! What the fuck? C'è un Lionel, qui, sull'altopiano. Wow! Oh mio Dio, modalità master è violenta se ti butta un Lionel così. Cioè già subito c'è un cazzo di Lionel nell'altopiano iniziale. What the fuck? Stiamo esagerando, ragazzi, dai. Mi sa un po' violenta come scelta. Cioè come se ti mettono un boss di Dark Souls che gira lì in giro già all'inizio del gioco. Mi sembra che l'hanno fatto, tra l'altro. Vieni farfallina, presa. Devo stare molto attento in questo DLC. Cioè in questa modalità master, è violenta. Cioè guardiamolo meglio, ragazzi. What the fuck? Mio Dio. Matti, io c'ho solo un bastone che si sta per rompere. Non è divertente. Come faccio a uccidere le persone se trovo solo bastoni? Alle bestie, che sono già tutti blu. Mi accontenterò di qualche farfalla. Ok, quello là è il forziere del DLC. Eccolo lì. Contiene la maglietta del Nintendo Switch e quindi lo voglio subito. Proprio subito. Sai vuol dire subito? What? Ok, questi c'erano anche prima, però scommetto che adesso con un colpo mi sciottano alla grande. Quindi, è stato un piacere. Scappa, scappa, scappa. Giusto in tempo. Sacrario di Jabashif. Jabashif, yo bro. That's what I'm talking about. Eccolo qua. Access. C'è scritto X lì sopra, Maglia Nintendo Switch. Bene, allo stesso grado di difesa non so se si potrà potenziare, ma così sono un gran figo, signori. Guarda che roba! È bellissima! That's what I'm talking about! That's what I'm talking about, yo! Senti, ragazzo, non mi puoi fare niente. Io ho la maglietta Nintendo Switch addosso, C'ho un'armatura di 100 punti proprio elevati al quadrato con un cubo di cubi e... spacca! Qua. What the fuck? Oh my goodness! Ma avete visto? Ma questi sta lì che flutto! Ma questa è una bellissima aggiunta! Ma come cacchio li raggiungi? Devi tipo sparare le frecce e loro cadono! What the fuck? Guarda! Guarda che belli! Wow! E questi adesso dovrebbero stare un po' ovunque, questi affari fluttuanti. Un'aggiunta del DLC. Riguardiamoli. What the fuck? Mi divertirò troppo a editare questo video con tutti quei... What the fuck? Adesso io devo riuscire a raggiungere la torre per almeno scannerizzare la mappa e un attimo dare una sorta di raddrizzata a questa faccenda e capire che diavolo devo fare. Guarda, ma sono tutti blu. Ma come li ammazzo questi? Non ho le armi per farlo. Questi c'ha gli archi, le madonne. Ma che stiamo scherzando? Come faccio a ammazzarli? Non ho gli strumenti per farlo. Se non farfalle, questo c'è pure lo scudo. Ma che stiamo scherzando? La farfalla è scappata. Ho un'ascia, un bastone, un arco. Vediamo se l'arco gli può fare abbastanza male a questo. Zero frecce! What the fuck? Mi sono scordato che bisogna, sai, prendere le frecce in questo gioco. Quindi andrò di soppiatto fino alla mia torre e me ne fregherò altamente di te. Per ora. Che vergogna, primo video di Zelda modalità master e non riesco a ammazzare neanche un tipo minuscolo. Cazzo, ma è blu, io c'ho solo i bastoni. Oh Frank, ma io c'ho solo i rametti, come vuoi che ammazzo la gente? Non posso. Accendiamo la torre, facciamo ergere questo dildo gigante dal terreno e via. Oh mio Dio, sono sul pene di Hyrule. Ed è proprio così che voglio chiudere questo video. Sul pene di Hyrule con una maglietta fighissima al Nintendo Switch e con la scoperta che la modalità Master è davvero violenta. Perché è violenta? Ma modalità Master solo 3 cuori? Facciamo questa mattata? Mamma mia, 50.000 views, 100.000 views. Frank, hai capito? Questa è l'idea, Lo so, è geniale. Ma tu che ne sai di YouTube, delle views e delle cose? Non è vero? Non bisogna fare solo scherzi di coppia falsi per avere successo su YouTube. Dai, lo sanno tutti. Su YouTube vige la regola della cultura e della bravura, no? Sbaglio io? Beh, se vi è piaciuto questo video mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. E ricordatevi che questo era Electric. Ciao carissimi, non so se mi sentite, questo è Electric. Ecco come si svolgono le giornate al mare. Allora, che devo dire, come vedete, anche se sto al mare, io porto contenuti a termine, porto i vostri bellissimi video. Ed è tutto grazie al nostro sponsor che ha dato circa 500.000 euro al mio canale. E per questo chiudo il canale, perché ciao, me ne vado alle Maldive. No, non è vero. 500 euro dal signor sponsor, che adesso vi presento. Il nostro signor sponsor è il signor Pala. Salutiamo il signor Pala. Quello che vedete dietro di me è il bellissimo mare di Marotta,
che è una frazione di Fano, se non sbaglio. Poi fa troppo ridere che l'ultimo video, quello del diario dei mezzi, ho detto: oh, devo parlare 10 minuti per fare il video da 10 minuti, invece l'ho fatto di 9 minuti e 58 perché sono il numero uno, questo lo sappiamo tutti. E risalutiamo il signor Pala. Sì, io ho donato circa 500 euro per il canale di Electric Pow, che è il canale migliore che ci sia, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like e dite a vostri amici che esiste questo magnifico canale, che è il numero uno, e gli do altri 1000 euro, giuro.